questo mondo veloce, finalmente un programma d'approfondimento superficiale e disinformato sui temi d'attualità quotidiana. Neo Talk Show ha 3 ospiti fissi in studio. Tutti e 3 sono totalmente incompetenti su ogni cosa, mentre il 4º ospite è in collegamento costante da Marte, perché è un alieno e non comprende la cultura della Terra, avendo anche gravi difficoltà nell'uso e nella comprensione della complicata lingua italiana. Questi ospiti vi condurranno per mano in una parodia di Neo Talk Show, dove si dibatteranno tanti temi di attualità quotidiana. Ciao, benvenuti a tutti, io sono il moderatore. Andiamo a passare la parola a tutti gli ospiti. Hi, I'm Jack. I came from Texas. Buonasera, io sono la signora Pina. Ciao, io sono Arturo, l'autonomista. Hi. MJ. Sì, volevo ricordare a tutti i telespettatori che l'antennista compare solo in modalità audio, in quanto appunto non c'è il computer e però smanetta sull'antenna della nostra emittente e quindi partecipa via via al nostro talk show. Un saluto ad Arturo. Ciao, io sono Arturo, l'antennista. Hi, MJ. I came from Texas. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Neo Talk Show. In questa puntata parleremo di energie rinnovabili. Per poterne discutere con competenza servirebbe un fisico, un ingegnere, un economista, un militare, un demografo. Ma non è nostra intenzione fare del falso allarmismo. Quindi anche in questa puntata ci limiteremo a spacciare disinformazione e propaganda politica. Le energie rinnovabili sono classificabili attorno ai 4 elementi: fuoco, acqua, vento, terra. Il fuoco dell'energia nucleare, l'acqua delle dighe, il vento delle pale eoliche, i biocarburanti prodotti dalla terra. Sentiamo cosa ne pensa delle energie rinnovabili la nostra opinionista, la signora Pina. Mio marito dice che la grappa è un'energia rinnovabile. Diamo la parola a mio fratello Jack dal Texas. Well, tequila is better than Italian grappa. Sentiamo cosa ne pensa il nostro amico alieno Ezezel delle energie rinnovabili. C'è da tenere presente che il sole tramonta, ci sono almeno 8 ore di buio sulla Terra, l'energia solare non può essere considerata come fonte di energia valida, anche il vento finisce, quindi non si può stare senza corrente elettrica. Inoltre è noto che con la merda di maiale ci si possa fare anche il metano, ma le scorregge delle mucche dei maiali fanno tantissima anidride carbonica, quindi anche le energie rinnovabili inquinano tanto quanto le energie fossili. Ha detto Greta Thunberg che il petrolio sta per finire. Forse non tutti sanno che a Greta Thunberg mi puzzano piedi e non va nemmeno più a scuola, proprio dal puzzo. E non si capisce perché bisognerebbe ascoltare i discorsi di una ragazzetta che non ha fatto nemmeno, diciamo, l'esame di maturità. Sentiamo cosa ne pensa di questa cosa mio fratello Jack dal Texas. Ciao, io sono Arturo, l'antennista. Ok, ringraziamo Arturo, il nostro sponsor della trasmissione.
C'ho i polpettoni sul fornello. Devo andare a prendere la mia figliola a scuola con il SUV. Tra un po' torna mio figlio con la motocicletta. Vi devo lasciare, ciao! Ok, la trasmissione volge al termine, gli ospiti se ne stanno andando. La prossima volta parleremo dell'energia nucleare. Ciao!